Giustamente Luigi Forlano mi fa notare che c'è un errore negli ultimi due video. Infatti bisogna porre il tratto percorso dalla spira non pari a un tratto di lunghezza L, ma 2L. Vediamo meglio perché. Questa è la spira che entra sopra il magnete. Il magnete l'ho disegnato leggermente più grande per distinguerlo meglio. E nel momento in cui la spira percorre il magnete, agisce questa forza magnetica frenante, che però non finisce quando la spira ha attraversato tutto il magnete, ma prosegue finché anche il lato sinistro della spira, non avrà attraversato l'intero magnete. Quindi il tratto che deve percorrere la spira affinché la forza frenante si esaurisca non è L, ma è 2L. Infatti vediamo qui meglio, la spira entra dentro il campo magnetico. Aumentano le linee che attraversano la spira, aumenta il flusso magnetico, la spira reagisce con una corrente indotta in senso orario per cercare di contrastare l'aumento delle linee di B. Poi il lato destro della spira esce dal magnete, ma entra il lato sinistro. Il flusso magnetico adesso diminuisce e quindi la spira fa circolare una corrente in senso antiorario, quindi positiva, per cercare di ripristinare quelle linee che vengono a mancare. La corrente che scorre nel lato sinistro produce, cioè subisce, una forza frenante verso sinistra, che è la forza magnetica, e questa forza magnetica continua ad agire finché il lato sinistro non avrà attraversato tutta la spira. Quindi la spira deve percorrere un tratto pari a 2L affinché si esaurisca questa forza frenante che agisce su di lei. Questo è il disegno corretto, dove si vede che la spira deve percorrere un tratto 2L anziché L. E la stessa cosa l'ho indicata di qua, 2L, 2L. Questi infine sono i calcoli corretti. La spira percorre un tratto 2L, il tempo necessario per percorrere questo tratto di 10 cm è 1 secondo e 29 circa, e la velocità d'uscita, quindi della spira, non è più 11 cm al secondo, ma meno di 2 cm al secondo. E questa è l'ultima domanda corretta, secondo cui la velocità necessaria per far intrappolare la spira dentro al magnete non è 9, ma 18,1 circa centimetri al secondo. Quindi tenete presenti queste correzioni al momento di guardare i prossimi due video, ricordando che la spira deve percorrere un tratto lungo 2L e non lungo semplicemente L. Ringrazio ancora Luigi Furlano per la segnalazione dell'errore.